Da Radio Circuito 29, l'appuntamento dalla parte dei consumatori. Cari consumatori, stamattina ci occupiamo di processo Saipem. A breve inizierà, ma vi informo che entro il 18 maggio i termini per la costituzione di parte civile. Facciamo il punto della situazione con Conf Consumatori e con Sara Bitetti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Il Tribunale di Milano ha deciso di rinviare a giudizio i vertici di Saipem. Si tratta di una società che vende servizi petroliferi. I fatti risalgono al 2012, quando i vertici dell'azienda hanno, si presume abbiano manomesso informazioni importanti sulle perdite. Il processo si terrà a Milano, la prima udienza, sì, il 23 di maggio, e Confconsumatori ha deciso di costituirsi parte civile. La costituzione di parte civile consente alla vittima di un reato di inserirsi in un processo penale per ottenere il risarcimento dei danni. Noi consigliamo ai nostri associati di inviarci tutta la documentazione, in particolare la copia di un documento di identità e del codice fiscale, la copia della documentazione relativa all'acquisto delle azioni oppure comprovante l'avvenuta vendita, entro il 18 maggio, così i nostri legali avranno modo di per l'udienza del 23 di inoltrare tutta la documentazione, certo, al tribunale. Allora, questo è molto importante. Dobbiamo aggiungere altro? Chi avesse bisogno di informazioni può scrivere alla casella postale dedicata risparmio@confconsumatori.it oppure andare sul sito di Confconsumatori e trovare la sede più vicina al luogo di residenza per andare a parlare di persona con i nostri esperti, che vi spiegheranno nel dettaglio quello che bisogna fare per ottenere il risarcimento del danno. Perfetto, io ringrazio a questo punto Sara Bitetti di Confconsumatori e ti auguro buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie.